Sfida casalinga impegnativa per il Monte Giorgio. Al Tamburrini arriva un Avezzano proiettato in zona playoff e in cerca di riscatto dopo i due KO di misura con Porto d'Ascoli e San Benedettese. 200 partite in maglia rosso-blu per capitan albanesi schierato nel tridente offensivo accanto a Cardoni e Tenkorang. Squalificato mister Baldassarri, Del Gatto lo sostituisce in cabina di comando. L'Avezzano si affida ad un 3-5-1-1 imperniato sull'estro di Pellecchia e sul fiuto del gol di bomber Dos Santos, una certezza per questa categoria. Dirige Rossini della sezione di Torino. Dopo due minuti Cardoni dalla destra cerca l'inserimento a centro area di Santoro, che non riesce però a concludere. Montegiorgio decisamente più in palla nei primi minuti. Al 12° Tenkorang scatta sul filo dell'offside, resiste ad una carica e insacca da distanza ravvicinata. 1-0 Montegiorgio. Al 18° l'ex giocatore del Porto Sant'Elpidio concede il bis. Delizioso l'invito di Cardoni dalla destra, letale il colpo di testa che non lascia scampo all'estremo difensore biancoverde Cocco. Avezzano in bambola e sotto di due gol dopo neanche 20 minuti di gara. Gli uomini di mister Scorsini provano a rientrare in scia. Al 22° il diagonale di Dos Santos spaventa Forconesi. Al 29° azione insistita dei marsicani, pallone che vaga nel cuore dell'area rossoblu, ma la difesa di casa riesce a spazzare. Al 36° Donatangelo dalla bandierina prova a sorprendere Forconesi, bravo a smanacciare fuori area. Fase della gara piuttosto carica di agonismo. Al 38° un'entrata ruvida di Filosa su Albanesi surriscalda gli animi. Un minuto più tardi Forconesi si oppone con i piedi a Dos Santos, tapin di Donatangelo senza esito. Al 40° ancora Forconesi si esalta sulla conclusione di Pellecchia da posizione defilata. Montegiorgio comunque dinamico nelle ripartenze. Al 41° Tenkorang ad un passo dalla tripletta personale, l'azione prosegue e la sponda volante di Cardoni per poco non raggiunge Albanesi. Il capitano rossoblu schierato in precarie condizioni fisiche è costretto a lasciare il posto a Pampano, squadre al riposo sul 2-0. Dopo due minuti della ripresa Monza, già ammonito, commette un evidente fallo a centrocampo, inevitabile l'espulsione del numero 8 rossoblu. Primo scorcio di secondo tempo da censurare, animosità e scorrettezze di ogni tipo svuotano la gara di significato tecnico. Al 17° Pellecchia dalla distanza non impensierisce Forconesi. Nel Montegiorgio Zancocchia sostituisce Cardoni per infoltire il centrocampo. Al 19° Dos Santos ha sul mancino la palla per riaprire la gara, ma la traiettoria scheggia solamente il palo. Al 23° percussione solitaria di Pistolesi che imbuca per Tenkorang, uscita tempestiva e pulita di Cocco a fermare il numero 11 rossoblu. Si acuisce l'assedio dell'Avezzano. Al 35° piattone sinistro di Russo, Forconesi vive un pomeriggio di grazia e si oppone anche sul tentativo susseguente di Corrado proveniente dalla destra. Recupero extra large di 7 minuti, ma l'Avezzano non ha idee ed energie per riaprire i giochi. 2-0 il finale per un Montegiorgio solido e concreto. Sentiamo nel dopogara le parole di mister Del Gatto. Mister Del Gatto, avete costruito la vittoria con un ottimo avvio di partita, due reti realizzate, poi nel secondo tempo avete gestito bene anche con un uomo in meno. Sì, diciamo che è stata una partita importante che sostanzialmente ci dà ossigeno e coraggio e entusiasmo per andare avanti, anche se il calcio è strano. Abbiamo fatto sì una partita di carattere, per certi versi il primo tempo anche con qualche giocata di buona qualità, ma magari esprimendo minor gioco siamo riusciti a portare a casa il massimo. Quindi i ragazzi se lo meritano, perché a volte siamo usciti dal campo senza raccogliere punti e oggi sono arrivati, quindi siamo contentissimi. Quindi un Montegiorgio meno bello rispetto ad altre occasioni, ma più concreto, e questo serve anche per risalire un po' la classifica. Ma sì, diciamo che la partita offriva questo, l'avevamo preparata in questo modo qua, perché l'Avezzano è una squadra che fisicamente è forte e quindi è difficile anche da affrontare per certi punti di vista. I ragazzi sono stati bravi a tener botta e a portare a casa questo risultato che, ripeto, ce lo meritiamo tutto.